Bene ragazzi, episodio finale della Amy Story. Andiamo su. Continua, dai. Allora, come affrontare Zero? Dobbiamo colpirlo ripetutamente col martello e farlo schiantare. No, non ho preso neanche un ring, quindi ha avuto la meglio. Allora, dobbiamo ripetutamente colpirlo col martello fino a farlo schiantare contro la recinzione elettrificata. Dopodiché, la testa gli si aprirà rivelando un bottone. Questo bottone poi andrà schiacciato e così lo potremo danneggiare. Sì, ma un attimo di pietà, accidenti. Cioè, non posso colpire, non posso neanche prendere un ring. E insomma, dai. Cazzo, sto finendo anche le vite. Allora, dove... vediamo un attimo. Dai, ring. Ok. Perfetto! No! Vai, allora. Ecco, attacco in salto, boom. Un bel colpone, vai. Madonna. Prendi il ring. No. Dai. Ora ne fa due, eh. No, vabbè, ne fa solo uno. Allora, aspetta. Vai. No. No. Madonna, però, cazzo, finché continua a scavalcarmi, qui non usciremo, non ne usciremo. Dai. No. Aspetta, devo direzionarlo verso la direzione, la recinzione elettrificata. Dai, vieni. Vieni qui. Vai. Perfetto, vai. Si apre la testa di nuovo. Ok, altro colpo andato. Vai, prendi un altro ring, Annie, perché sennò qui davvero... Ehi. No, salta. Questo non salta la corda, merda. Dai. Ok. Dai, martellata. Ecco, ora facciamolo andare da questa parte. No! Vai. Dai. Vai. No! Ma allora! Scusa! Ma tu! No! Scusate! Ma quando smette di attaccare? Cazzo, una sequela infinita! Guarda, scommetto lo fa apposta perché era vicino alla recinzione. No? Perché continua ad attaccare senza mai per... Cioè, allora, prima ne fa tre, poi ne fa infiniti, allora, quanto... Ma quanto cazzo... dai, però... Fermo, ecco qua, vai! Non pensare mica di aver vinto, vai! Battaglia finale di Amy completata! E abbiamo finito anche la Amy Story, ora godiamoci il finale, titoli di coda... Grande! E in 5 episodi abbiamo finito la Amy Story, soltanto 5. Per favore, svegliati, uccellino! Stai bene? Puoi volare? Ah, era vivo l'uccellino, era solo svenuto. Ah no, ha ripreso a volare, bene. Wow! Ce l'hai fatta! Adesso puoi vivere in pace di nuovo. Piccolo quesito però, dove erano i genitori dell'uccellino di preciso? Lo scopriremo questo ragazzi soltanto con la Gamma Story. Sono così felice? Farò del mio meglio anch'io? Guardami, farò sì che quel Sonic mi rispetti. E a quell'ora sarà davvero troppo tardi. Vuole farla pagare a Sonic perché l'ha ignorata. Bene, eccoci qua ragazzi. Questa era la Amy Story. Che ve ne è parso? Non tanto male per un personaggio piatto ossessionato da Sonic e abbastanza con tendenze violenze, violente e martellose. Non vi pare? Purtroppo ingiustamente le hanno dato troppo poco veramente, perché il gameplay di Amy non è stato affatto male. Correre per i livelli, risolvere gli enigmi,
trovare il giusto interruttore, risolvere la sequenza, applicare il colore giusto a ogni blocco. Insomma, davvero, niente male davvero. Peccato che le abbiano dato solo 3 livelli, perché sarebbe stato molto godibile continuare a giocare come Amy per qualche altro livello. Di sicuro questa storia è migliore di quella che cominceremo ad affrontare dal prossimo episodio, ossia quella di Big the Cat. Purtroppo, ragazzi, Amy qui ha dimostrato di avere un bel potenziale in Sonic Adventure, e invece è sempre, quasi sempre, snobbata nei giochi di Sonic. Per esempio, in Sonic Heroes è ancora una volta un personaggio giocabile, con ancora una volta una sua storia, ma i suoi livelli, quelli col Team Rose, che comprendono Big e Cream, sono i più facili e comprendono solo voli molto lunghi con qualche nemico qua e là, e delle missioni, insomma, piatte e per principianti. Un po' un peccato. Qui ecco, è la prima fuga da Zero a Twinkle Park e niente, secondo me se accorciavamo la storia di Big e allungavamo quella di Amy, poteva essere un gioco di gran lunga migliore. Ok, di ritorno a Twinkle Park e niente, dai. Qui ci sono tutti i momenti salienti, ecco quando Zero la libera dalla prigione su Leg Carrier. E qui c'è il tema di Amy, musicale. In ogni titolo di coda c'è sempre temi musicali di ogni personaggio. Ah! La prima partita a Whack-A-Mole, quando dovevamo tenere la piuma del guerriero che ci permetteva di fare lo spin attack, però, come avete potuto vedere, non l'ho mai usato e non si è rivelato mai utile. Ah, ok, qui è la fuga nell'Hot Shelter. Unico action stage non disponibile per Sonic. L'Hot Shelter adesso lo affronteremo sempre, ragazzi, perché può essere giocato da Amy, Gamma e Big. Ok, qui c'è ancora la fuga da Zero nell'Hot Shelter, quando rompeva lo schermo lo schermo che rifletteva tutte le immagini. Altra fuga da Zero nell'Hot Shelter, quando dovevamo mettere i colori giusti per ogni interruttore. Atsushi Sushi, questo c'ha il suo come sushi come soprannome. Ok, qua altra fuga da Hot Shelter, mi sembra. Sì, questo è l'Hot Shelter ancora. Ah, qui siamo allo staff musicale. Beh, tutti sti nomi che vedete adesso hanno fatto un ottimo lavoro allora in Sonic Adventure. Sono delle soundtrack spettacolari. Ah, la prima e ultima visita nel passato di Amy. Queste sono le voci giapponesi. Ah, la visita a T-Call che ci spiega che quegli esserini sono i Ciao. E poi è arrivato la presenza misteriosa, ma non più di tanto, perché avete sicuramente capito chi era. Poi qui che abbiamo, ah! Sonic contro Gamma e Amy che lo difende. Ok, vediamo un po'. Qui, che altro abbiamo poi? Meglio abbassare un attimo perché vabbè, tanto il copyright me l'avrebbero già dato prima. Allora, oh! Amy con l'uccellino che riflette sull'essere indipendente da Sonic e andare a cercare la sua famiglia da solo, da sola. Ah, l'ultima fuga nel Final Egg, dove poi però non ha trovato la famiglia dell'uccellino. Ah, Sega Europe Staff, allora ci siamo quasi, ecco. Ah, la battaglia finale con Zero, che l'abbiamo affrontata proprio poco fa. Però Zero è stato un boss abbastanza... rompicazzettino, vai. Ah, il ritrovamento dei genitori dell'uccellino. Qua adesso, special thanks, vai. Quando sono gli special thanks dei titoli di coda, state pur certi che siete ormai arrivati alla fine. Ah, l'uccellino e i suoi genitori che volano via liberi verso il cielo. Bene, creato da Sonic Team. Presentato da Sega. Ah, l'ultimo addio tra Amy e l'uccellino. Original game copyright by Sega, sì, dai. Andiamo, ora posso rialzare il volume. Non so perché giocherello col volume come un DJ, ma devo pur fare qualcosa. Oh, copyright Sonic Team Sega 2003. Fine. Oh, ed Amy è tornato a Station Square a fare la sua vita normale, a fare la spesa, proprio come era iniziata la sua storia. Bene, ragazzi, questa era la Amy Story. Adesso stringiamo forcette i denti, facciamoci coraggio, gesto gorillesco di battersi sul petto con i pugni, spirito ardente e teniamo veramente duro, perché adesso cominciamo la storia peggiore del gioco, quella col gameplay peggiore, lo svolgimento peggiore, il personaggio peggiore, il peggio che vi possa venire in mente di questo.
Big the Cat. Un respirone e tutte le cose che ho appena elencato, perché ci vuole davvero molto per sopportare, giocare, completare, fare una cosa del genere. Allora, siamo tornati alla schermata principale, dai, Sonic Adventure X Director's Cut, bene. Siamo al penultimo arco narrativo, quello di Big the Cat. Ragazzi, ci rivediamo alla prossima. Ciao.